definirei ieri un'occupazione, ma ieri è stato, perché non hanno, i ragazzi non hanno occupato, hanno soltanto chiesto di riunirsi in assemblea in palestra. Abbiamo sicuramente aperto un dialogo con i ragazzi, li abbiamo anche ascoltati. Ieri sera poi alle 6, in maniera molto tranquilla e pacifica, hanno lasciato l'istituto, e quindi io non chiamerei occupazione quello che è stato ieri, ma solo un confronto e un'apertura al dialogo. Stamattina io ho ritrovato gli alunni fuori con una forma di protesta. Ora stiamo valutando la situazione, io ho anche già chiamato e ascoltato i rappresentanti e i ragazzi maggiorenni che ora stanno preparando un documento e ci faranno sapere quello che avranno in futuro intenzione poi di portare avanti anche la protesta. Abbiamo iniziato questa forma di protesta soprattutto oggi per le infrastrutture, diciamo, perché sono infrastrutture fatiscenti che non ci permettono di studiare e automaticamente ostruiscono il diritto allo studio, che penso sia di ogni studente. E poi secondariamente, però, manifesteremo sabato per la legge Aprea, contro la legge Aprea. Però cioè, è una cosa simbolica l'occupazione di questo suolo pubblico. Adesso stiamo aspettando voi appunto per farci sentire e poi andremo di nuovo alla nostra sede centrale, che è il magistrale, la sede del magistrale, per parlare con la preside. Per domani facciamo un'assemblea straordinaria per parlare dei problemi degli studenti e si vedrà che cosa fare.